Buongiorno a tutti, benvenuti a questo evento importante per la Federazione. Non prima, però, di ringraziare chi ci ospita: il presidente del collegio regionale Asta, il presidente del collegio di Firenze Beni e la città di Firenze, naturalmente. Un evento così importante ha accolto una città d'arte che ha dato alla storia, cultura ed altro, non poteva che non accogliere un evento del genere. Quindi ringrazio ovviamente gli organizzatori, ringrazio il Presidente per aver scelto unitamente al comitato esecutivo di questa città e quindi non posso che essere soddisfatto, credo, e che lo siate anche voi. Io ho ascoltato ieri l'intervento del Presidente con molta attenzione, come mi è di abitudine, e quando parla il Presidente e quando scrive. In questi anni di collaborazione che ho prestato da vicario ho cercato di essere sempre puntuale a quello che in qualche modo mi veniva chiesto. L'attività del Presidente, l'attività politica intendo, è stata incessante. Ha visto giornate impegnate, ha visto ordini del giorno presentati presso gli ist le istituzioni, Camera, Senato, a volte siamo andati insieme, altre volte il Presidente lo ha fatto da solo, ho sempre molto apprezzato questo e in più occasioni mi permettevo, mi concedevo la libertà di dirgli amichevolmente e affettuosamente bravo. E oggi lo dico ancora, bravo. Molti si aspettano... O si aspetterebbero una controrelazione fatta ieri dal Presidente. Beh, molti di voi, mi spiace, andranno delusi. Perché io non ho detto assolutamente. Io ho sempre detto al Presidente Rosa Ubi Maior minor cessati. E perché l'Ubi Maior è il presidente, io sono il vicario, avendo sempre condiviso che sia chiaro sempre condiviso l'azione politica portata avanti sin qui, senza riserve e né ne ho adesso. Ci possono essere state a volte delle vedute diverse, delle situazioni non perfettamente collimanti tra me e lui, ma questo signori cari, perché io per abitudine, per natura, per cultura non sono uno yes-med. E qualche volta è capitato anche di non essere d'accordo, ma questo secondo me non deve minimamente distruggere, minare quelli che sono i rapporti personali, federativi e quanto altro possa interessare la federazione. Per cui ieri il Presidente ha ricevuto giustamente un'ovazione al suo discorso e ancora riferito ad ieri, non dico bravo, dico bravissimo se me lo permette il Presidente. Toccate argomenti di vario tipo, è stato molto esaustivo a 360 gradi. Quindi, gli argomenti che ha toccato sono tutti argomenti che noi abbiamo vissuto svolgendo la nostra attività in FIAIP, per cui nulla da eccepire, ripeto ancora: condivisibile. Allora, che cosa dice Donofrio oggi? Donofrio dice semplicemente: porta alla vostra attenzione delle riflessioni niente di più riflessioni che io ho maturato nel tempo e che ho anche avuto modo di esternare nel comitato esecutivo che cosa sono queste mie riflessioni riguardano la federazione riguardano FIAIP io sono in FIAIP da oltre 30 anni vivo la mia attività professionale 51 anni quindi probabilmente qui dentro sono il più anziano non in attività non mi considero vecchio grazie a Dio non sono ancora adatto a portare a spasso il cano ai giardini vivo ancora la mia realtà professionale grazie a Dio in modo sereno e tranquillo voglio bene a quella che faccio altrimenti non l'avrei fatto per cui allora qual è la questione che porta ad Onofrio. È semplice. L'attività politica del presidente è stata tale da portare FIAIP a livello conoscitivo, a livello come rispetto all'istituzione, mai viste per il passato. Oggi il presidente riceve funzionari dello Stato, onorevoli, ne abbiamo visti ieri, il parterre di ieri era molto qualificato, quindi le sue relazioni, il suo lavoro ha dato risultati enormi. Quindi qual è il problema? Ovviamente non trascuriamo le presenze dei vari tax show televisivi, dove in modo assolutamente propositivo e con molta qualità proponeva FIAP. Allora il problema che io mi sono posto, o l'interrogazione, è che pongo la vostra attenzione, quindi senza riserva alcuna. Ma non è che noi abbiamo costruito in modo inconsapevole due realtà. Abbiamo una FIAP virtuale e una reale. E quella reale qual è? È quella del territorio, quella degli associati. Voi, noi, io, tutti noi. Ieri il vicepresidente Papi, molto velocemente, vi ha presentato il suo lavoro, la sua relazione, allegata alla quale indicava dei numeri. Numeri che io ho voluto in qualche modo esaminare, cose che avrete fatto sicuramente anche voi. Noi abbiamo una forza attiva di agenti immobiliari che sono andati al REA abbandonando il ruolo di circa 32.000 unità. Poi ce ne sono altri 5-6.000 nuove acquisizioni e noi di questa forza a livello nazionale rappresentiamo il 23%. Secondo me è poco. E se ci sono 38.000 agenti immobiliari, vista la qualità della federazione, visto tutto quanto vi ho detto, nel senso che il Presidente tutta Fiappa, cioè tutto questo di bello che FIAP ha costruito. E evidentemente non ha capitalizzato l'investimento, perché se il Presidente tutti i giorni va alla Camera, tutti i santissimi giorni va al Senato, tutte le volte che dicono che che la categoria, soprattutto la categoria, viene vessata con provvedimenti, eh, insomma, se tutta la nostra attività svolta a livello dirigenziale centrale e eh, non trova poi un riscontro sul territorio e eh, ci accorgiamo che eh, qualche cosa non funziona, non ha funzionato. E forse in modo inconsapevole, e quindi di qua posso anche fare come dire mia colpa, perché anch'io sono un dirigente e svolgo la funzione di dirigente. Qualche cosa andrà rivisto e questo vale a discorso a livello nazionale. Il lavoro che ha fatto il Papi, poi, si rivolge anche a, al territorio, a livello territoriale: nel senso, ha esaminato e ha dato i numeri, i cosiddetti numeri che riguarda il territorio, provincia, regione e così via. Vi dico di Roma, Roma mi ospita come associato, la Camera di Commercio di Roma ha 2.890 agenti immobiliari che sono transitati dal vecchio al nuovo ruolo, ne ha altri 500 e passa, che sono i nuovi iscritti, abbiamo una forza disponibile di 3.400 unità. Sapete Roma quanti associati ha? Ve lo dico subito. Scusate, leggo perché i numeri poi è bene darli giusti, altrimenti diventa poi complicato. 466 iscritti. Allora chiedo e mi domando. E quindi scendiamo al 13%. Quindi porta la vostra attenzione questi dati, perché sono, sono allegati alla relazione, per cui non sono i dati che, che mi sto inventando, sono dati. Allora io, che ho sempre avuto riguardo, ma questo più volte il Presidente mi può dare atto, in comitato, ho affrontato, abbiamo affrontato, abbiamo parlato, e ci chiedevamo come risolvere questo problema. Ma c'è un altro lavoro, ancora altrettanto importante, ma non voglio togliere al Vicepresidente Mario Contori Satiano il suo lavoro, ma che ne parlerà oggi. Che ha fatto un'altra indagine molto importante e sarà lui a parlarne. Io prendo sempre a base i numeri. Hanno risposto a questa intervista televisiva 1.318 associati, a fronte dei 7.005 associati. Quindi abbiamo 6.200 associati fuori. Cioè dire, hanno pagato regolarmente la quota associativa, hanno pagato l'assicurazione, sono associati a fiato, tutto e per tutto, però che non hanno dato risposta a questa indagine importante, importantissima. Qualcuno dirà, ma quello forse il computer non l'ha aperto, ci sono state diverse email che il vicepresidente sollecitava i vari associati a dare risposta, anche perché poi le, cose, le risposte... Erano 39, per cui non c'era neanche il rischio di essere individuate se avessero esposto situazioni non gradite o poco gradite, niente di tutto questo. Ma qual è la riflessione che faccio? Ma lo faccio da agente immobiliare vecchio, ecco, dico vecchio come, come iscrizione, non come età, l'età ancora mi sento abbastanza in forma, svolgo ancora in pieno tutte le mie funzioni, per mia fortuna. È perché vedere questo distacco dalla realtà territoriale a quello che è la FIA come entità associativa. E qualche problema c'è, ma non solo c'è qualche problema, perché noi perdiamo associati e ne abbiamo persi dall'ultimo congresso di Roma, il penultimo, l'ultimo di Roma, quindi nel 2005, se non ricordo, eravamo 12.000 associati e siamo arrivati a 7.500. Ne abbiamo persi, sono andati via, 5.000 associati. Si dirà la crisi, benissimo, però i dati che noi andiamo a ricavare alla Camera di Commercio. Cioè, la crisi, quei dati ci dovrebbero confortare. Non è che gli agenti immobiliari hanno tutto tutte le loro attività e nessuna esercizio. Ne abbiamo circa in Italia, come abbiamo detto prima, 36-37 mila. Sicuramente un qualche cosa si è perso per la crisi, molti hanno chiuso, molti hanno smesso, eccetera. Diciamo pure: qualcuno mi dice, ma perché noi avevamo i mediatori creditizi, per cui sono andati dall'altra parte? Ma poi li abbiamo recuperati perché ausile nell'interno, quelli che stanno in ausilia, agenti eh, sono regolarmente iscritti a FIAP, per cui non è che li abbiamo persi, ne avremmo perso una quantità. Quelli che evidentemente avevano la doppia iscrizione, agenti immobiliari e mediatori creditizi, quelli sì, io per esempio, avevo l'uno e l'altro. Sono rimasto a fare agente immobiliare, Per cui, questi dati, ecco, questa è la riflessione che ho portato e che porta alla vostra attenzione. Tutto qua, da dirigente, per quanto mi riguarda e per quanto potrò fare, eh, e qua, per quanto vorrà concederci il Presidente eh, per il futuro, eh, per poter rimediare, se possibile, innovare, rinnovare, eh, trovare soluzioni, in modo che FIAP abbia a vivere, ma non a vivere in modo, come dire in affanno, abbia a vivere in modo sereno, costruttivo, perché FIAP, credetemi, è la realtà importante. Noi lo diciamo nelle varie riunioni che facciamo in consulti interassociativi, ma l'ho detto anche ieri il Presidente, siamo noi e basta, cioè, siamo noi che ci distinguiamo, siamo noi i promotori che portiamo avanti le varie iniziative per la categoria, siamo noi e basta. Grazie a voi.